Oggi parliamo di cosa farei se vincessi la lotteria. Ciao e benvenuti a Oggi parliamo, il podcast per gli studenti di italiano. Come va? Come stai? Spero tutto bene. Prima di iniziare, ti ricordo che puoi supportare questo podcast offrendomi un cappuccino sul mio Patreon, dove puoi anche comprare le trascrizioni degli episodi. Aiutami a mantenere questo podcast gratuito e senza pubblicità. Ciao Andrea, sono Edward. Se vincessi la lotteria, che cosa faresti? Ciao Edward, ottima domanda, perché oggi possiamo usare un po' di condizionale. Cosa farei se vincessi la lotteria? Beh, in primo luogo continuerei a fare questo podcast, perché avrei ancora più tempo libero per scrivere e registrare degli episodi. Quindi, cari ascoltatori, non preoccupatevi, anche quando sarò ricco continuerò a produrre. Oggi parliamo. Poi, vediamo un po'. Beh, immagino che stiamo parlando di una lotteria importante, quindi ho vinto tanti soldi, non 1.000 euro, ma milioni e milioni e milioni di euro. Innanzitutto comprerei 2 ville, una per i miei genitori e una per mia sorella. Una villa per mia sorella a Venezia e una villa per i miei genitori a Verona. Un po' di distanza non fa male, anche tra di loro. Poi penso che darei un po' di soldi in beneficenza. Prima di iniziare a lavorare come insegnante, lavoravo nel mondo dello sviluppo, nel mondo delle ONG. Per cui darei un po' di soldi a delle ONG, a delle associazioni che aiutano le persone deboli, le persone povere o che proteggono gli animali. Infine, con i soldi che mi restano, comprerei 2 o 3 piccoli appartamenti in diversi paesi. Piccoli, perché se no ci vuole tanto tempo per pulirli. Uno in Spagna, uno in Marocco e forse uno in America Latina o in Asia, non so. E ogni 2 o 3 mesi cambierei appartamento. E tu, mio caro ascoltatore o mia cara ascoltatrice, cosa faresti se vincessi alla lotteria? Fammelo sapere in un commento su Facebook o su Twitter. Ok, anche oggi abbiamo finito. Se vuoi, puoi seguirmi su Twitter e Facebook e puoi offrirmi un cappuccino sul mio Patreon. Noi ci sentiamo domani. Ciao!